Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Francesco 405 ed oggi continueremo con un nuovo episodio di Bus Simulator 16 edizione oro. Allora, iniziamo subito. Come potete vedere qua già ho fatto delle missioni e adesso cercheremo di fare questa. Fai in modo di avere il 90% delle persone delle fermate che faccia parte dei percorsi che tu e i tuoi conducenti avete guidato questa volta. Allora, iniziamo qua. Come potete vedere ho messo le linee che si trovano a Napoli e sono 1, 2, 3, 4, 5 e 5 che si trovano a Forlì. Allora, le linee che sono di Napoli sono 147, 180, 201, poi A72, C67, M45R, R2, R5 e basta per il momento, questo qua ho messo. Allora adesso noi andiamo a fare scusate, andiamo a fare la linea, vediamo un poco, C67 guida. Allora mettiamo il, eccomi qua. Allora mettiamo il Mercedes-Benz Citaro, avvio rapido e linea circolare guida. Ah ragazzi, siccome per non perdere molto tempo ho disabilitato la cassa dell'autobus, quindi ci fermeremo e basta, la gente salirà e scenderà, faremo salire le persone impossibilitate a camminare, scendere e basta. Poi al massimo il prossimo episodio lo faccio con la cassa attivata. Questo è il nostro Mercedes-Benz C67 capo di monte, M1 piscina là. Togliamo il freno e partiamo. Abbassiamoci. Junction Street West. Sembra che qualcosa stia bloccando la volta.
Sorry. Cretino. Raga, scusate, ma oggi non ci voglio proprio far andare avanti con questa live. Ogni volta succede qualcosa. Allora, questa è l'ultima fermata. Quindi adesso facciamo scendere i passeggeri e andiamo a fare inversione. Ah no, raga, non abbiamo sbagliato, non abbiamo messo cosa. Quindi abbiamo finito. Vediamo adesso il deposito che... Andiamo di qua, qua, qua. Vediamo se vado di qua, vado qua, qua e arrivo qua. Allora, spegniamo la luce dei passeggeri, freno a mano, ci alziamo, tiro la freccia e partiamo. Cosa che lui mi vuole fare da un'altra parte, invece vado in quell'altro deposito più vicino.
Poi penso che prima così io per l'estate devo partire, quindi vado in Trentino e là c'è un negozio di videogiochi, no, come GameStop, è un negozio tedesco che in pratica tiene tutti i giochi il top, quelli che non si riescono a trovare in Italia, cioè diciamo in Italia le parti del sud e del nord, e si possono trovare più diciamo dove, ragazzi scusate un attimo, e si possono trovare più dove sta questo negozio in Trentino. E avevo adocchiato un gioco OMSI, quindi penso che se riuscirò a prenderlo uscirà una nuova playlist con il gioco di OMSI, OMSI Boost 2, ma vediamo, non mi ricordo qual era. Allora, no, vediamo un attimo, io devo andare a destra o a sinistra, sbagliato, allora, dovrei andare di qua. Mettiamo la freccia. Ecco qua ragazzi, abbiamo fatto. Allora, noi adesso ci troviamo su una, come dice, Reddit più alti a livello mondiale, e noi al momento siamo al 79esimo posto. Il primo è Shieldz è uno che è tedesco, e ha 423.260 euro. Noi ne abbiamo pochi perché appunto abbiamo comprato l'ultimo autobus, però ci rifaremo. Ah no, abbiamo 1.207.000, meno 581, perché qua va a calcolare le entrate, ogni settimana sono 1.284, poi entrate per la pubblicità sugli autobus men sono 500, sul Mercedes Benz Citaro sono 500 e sul men NL 263 sono 500, ricavati del percorso C67 sono 5.248, poi spese, manutenzione, incidenti e autobus sono queste, e quindi andiamo a fare questo. Allora, ecco qua, questi sono gli autobus che possediamo, il MAN Mercedes Citaro e il MAN LL263. Questo autobus non ha la rampa, quindi quando io alcune volte lo prendo, la maggior parte delle volte, ci stanno persone su carrozzella e io non posso farle entrare, e quindi mi pigliano a parole. Vabbè. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo con un altro video. Ciao!